Salve spettatori, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per presentarvi una configurazione del tutto top. Faccio una premessa, però vi avevo detto che avevo intenzione di portare tipo una configurazione ultra sovrapprezzo, tamarrissima e soprattutto potentissima, eccetera. Ma quello che dovete sapere è che ho fatto questa configurazione sulla mia fantasia, ossia è una scelta abbastanza soggettiva. Tanto che noterete che magari non sarete d'accordo su alcune cose, si poteva fare di più visto che è una configurazione senza budget. Il punto è che l'ho fatta anche basandomi sulla mia fantasia, quindi su quello che piace a me e quindi anche sull'utilizzo che ne faccio io. Ecco perché magari troverete delle cose che dice: ma potevi far mettere questo già che c'eri, potevi mettere quell'altro. Ma andiamo dritti al punto, andiamo a vedere questa configurazione da esattamente 5800 euro come l'abbiamo composta. Innanzitutto il nostro processore è un i9 9900K, nuovissimo, conta 8 core e 16 thread, a 5 GHz di base, in turbo boost, no, o forse in turbo boost, adesso non mi ricordo, ma comunque sta sui 5 GHz ed è overclockabile. Quindi già partiamo da una potenza veramente, veramente high. Detto questo, dove lo andiamo a montare questo processore? Lo andiamo a montare su una scheda madre Asus, esattamente Z370 e Gaming dell'Asus ROG Strix, una scheda madre della Madonna a mio parere e soprattutto molto molto RGB. Andiamo a montare 32 giga di RAM e non 64, perché come vi ho detto, oltre al fatto che ho fatto veramente fatica a trovare delle RAM RGB che si intonassero sia col colore, a 64 giga, difficile trovarne in questo periodo, devo dire la verità, molte sono finite, altre invece non ne fanno più in produzione, quindi mi sono dovuto accontentare di 32 giga da 4000 MHz, anche perché di più non riuscivo a trovarli, non lo so. Altro banchi da 8 DDR4 ovviamente RGB, quindi signori, tutto questo RGB, mamma mia, si busta le RAM in una maniera assurda. Proprio perché parliamo di RGB, andiamo a mettere un dissipatore che forse non vi è nuovo, è il Master Liquid X della Cooler Master, però da 240 mm, a differenza di quello da 120 che avevo presentato. E qua ammetto che questo stra RGB dissipatore a liquido mi ha stupito, perché non pensavo potesse dissipare un i9 di questo tipo. Ma ho visto che molti l'hanno utilizzato con questo processore, proprio ci sta al pennello. Quindi perfetto anche questo dissipatore, estremamente RGB. Mamma mia, le RAM come si busta, soprattutto gli FPS che salgono. Proprio perché si parla di FPS, andiamo a montare ben due RTX 2080 Ti in Sly, ovviamente è dell'Asus ROG Strix, sulla nostra scheda madre. Perché due? Visto che, come ho detto, non volevo farla, cioè secondo le mie caratteristiche, io ne avrei messa solo una, ma ho deciso di metterne due perché ho trovato un alimentatore da 1000 watt. 1000 watt sono un pochettino troppi in realtà per il tipo di configurazione che volevo fare, ma dato che io gli alimentatori vado sempre sul thermal take per andare sul sicuro, e quindi oggi vi presento il thermal take Tog Power da 1000 watt, ovviamente modulare. Ho detto, cacchio, ci avanzano, mettiamo 2080, allora per usare un pochettino di più sti 1000 watt, 2080 scusate, 2080 Ti. E così sapete anche l'alimentatore, ma attenzione perché all'alimentatore non andiamo ad utilizzare la modularità dei cavi classici, ma ci andiamo a mettere dei cavetti slivati. I cavetti slivati, per chi non lo sa, sono scopo unicamente estetico, migliorano l'estetica. Praticamente in questo caso sono neri, li ho scelti neri perché si intonavano di più con tutti i componenti. E questi cavetti slivati, per chi non sapesse cosa sono praticamente formati da delle stringhe. Il cavetto passa all'interno di una stringa proprio come quelle delle scarpe, e sono delle prolunghe che si vanno ad attaccare ai cavi dell'alimentazione. Nel kit che ho inserito io qui c'è il cavo dell'alimentazione della scheda madre, quindi quello principale. Abbiamo due da 6 pin per la scheda video e due da 8 pin sempre per la scheda video, perché come sapete, come le 1080, 1080 Ti eccetera, le RTX ovviamente vogliono un cavo da 6 pin e un cavo da 8 pin insieme per l'alimentazione. Quindi sono andato a mettere questi. Vi passo un'immagine per capire bene o male che cosa sono i cavi slivati, per farvi rendere conto, insomma, per farvi capire. In tutto questo ci sono andato a mettere anche 1 TB di SSD SATA 3, 1 TB di SSD M2 con un dissipatore apposito, perché ho saputo che questi SSD M2 vanno talmente veloci ma scaldano, quindi ci abbiamo dovuto mettere anche un dissipatorino che si monta proprio sulla scheda madre sopra questo SSD, e 1 TB di SSHD. Per chi non sapesse che cos'è l'SSHD, è un ibrido
tra un SSD e un hard disk, quindi un hard disk meccanico. La lunghezza, la grandezza è sempre di 2,5 pollici, quindi come un SSD SATA 3 normale, forse anche più veloce di un SSD, però occhio, ha una pecca. La pecca è nell'avvio del sistema operativo è più lento, mentre per il resto è molto molto più veloce. Perché questa scelta? Ho scelto questi tre tipi di SSD perché innanzitutto gli SSD hanno una durata praticamente quanto vi possa durare tutta la vita del vostro computer rispetto a un HDD, quindi molto fondamentale per non perdere dati in una configurazione del genere. Direi che l'HDD lo possiamo scartare nettamente. Ho scelto 1 TB per ciascuno perché onestamente dal mio punto di vista io non penso di andare a superare 3 TB di roba sul PC. No, chi possa superare 3 TB di roba su un personal computer, però vabbè. L'SSHD a cui mi riferisco è un FireCuda, viene consigliato per installare sopra ad esempio giochi, software eccetera. Il sistema operativo invece io lo andrei a mettere sull'M2, mentre l'SSD SATA 3 lo andrei ad utilizzare per storage, quindi archiviazione di file eccetera classica, quindi al posto di un HDD normale. Veramente abbiamo tre scelte all'interno di questo computer che rendono, oltre che tutta la sciccheria, proprio una performance totale. Per sciccheria mi vado a riferire anche allo Sharkoon TG5, che è il case, che è lo stesso che ho io, che so che sarà quello che mi criticherete di più all'interno di questa configurazione, perché una configurazione così tamarra ci vuole proprio un case che dà aria veramente veramente stravagante. Invece questo diciamo che è un pochettino easy, ok, ha un'estetica un po' easy, però dato che come ho detto la scelta è stata soggettiva, l'ho scelto per la facilità di assemblaggio, ma soprattutto per la polvere. Spendere 6.000 euro di computer che poi ti vedi incrostare la polvere è veramente una cosa terribile, e vi assicuro io ho questo case, è bellissimo da pulire, veramente una cosa bellissima da pulire, è fatto benissimo anche per la pulizia. Però non mi piacciono le 4 ventole che ha lì dentro, e quindi andiamo a metterci 4 ventole RGB della Corsair, andiamo a sostituire le sue ventole di default con queste ventole che sono innanzitutto più performanti, quindi abbiamo un airflow sicuramente più potente, ma soprattutto non è un RGB statico, ma abbiamo proprio un'intonazione totale con tutto il nostro RGB. Quindi come potete notare in questa configurazione abbiamo badato molto molto all'estetica. Attualmente la configurazione viene sui 5.800 euro, però se volete aggiungere ad esempio più terabyte di SSD o cambiare eccetera, ci può stare. Poi ho detto, io nella configurazione di base avevo in mente una sola RTX, però visto che va a 1000 watt andiamo a sistemarci bene. Detto questo, io vi ricordo perché per questa ed altre configurazioni potete contattarmi, l'assemblaggio è gratuito, per la spedizione del PC completato non è un problema, ci si mette d'accordo senza problemi. La mia mail la trovate sempre qui sotto, contattatemi se volete assemblare un computer e quindi produrre un video sul canale. Detto questo, lasciate un like, condividete il video in modo tale che possa essere utile anche ad altre persone, fatemi sapere la vostra qui sotto ed iscrivetevi per nuovi tutorial. Grazie della visione, al prossimo video.